Le indagini partono a fine gennaio, quelle nostre di polizia, sulla base di alcuni elementi che avevamo individuato di presenza a Salerno di questi soggetti che noi già conoscevamo almeno in parte. Successivamente a febbraio abbiamo avviato le indagini con la Procura, con intercettazioni e localizzazione GPS ed altro. E avevamo pressa, diciamo, di chiuderle perché ovviamente nel corso delle indagini c'erano tantissimi furti e non potevamo consentire che continuassero i furti. Come agivano ogni notte, in quanti venivano a Salerno, come portavano via le auto? In genere venivano in tre a Salerno, a bordo dell'autovettura in uso a Di Martino. Localizzavano le macchine in vario modo, attraverso diversi stratagemmi, le portavano a volte via verso Scafati, dove le facevano stare per un paio di giorni in un parcheggio per bonificarle da eventuali sistemi di localizzazione satellitare. Altre volte addirittura a pochi metri, a poche centinaia di metri dal luogo del furto, dove infatti in alcuni casi ne abbiamo fatte rinvenire. Soprattutto il dato praticamente pericoloso era il fatto che in alcune notti hanno rubato tre macchine, appunto poi ritornando anche andando via, ritornando a Salerno, insomma, quindi impadronendosi proprio il territorio. Si riusciva a dire la polizia hanno in qualche modo messo in crisi anche l'organizzazione? Beh, io credo proprio di sì, venivano sottolineati dal questore i dati di un numero elevatissimo di furti di auto come caratteristica purtroppo di questo territorio. Io credo che questo gruppo che mi ha individuato è responsabile di gran parte di questi furti. Noi stiamo comunque lavorando su altri soggetti che riteniamo siano presenti su questo territorio, spero che presto potremo dare risposte anche da questo punto di vista. Credo che però questa operazione, così come è successo con le operazioni che abbiamo fatto sui furti in appartamento, determinerà un abbassamento sicuramente notevole del numero di furti d'auto. Ecco, c'era addirittura una tracciabilità delle auto, venivano individuate e poi dai numeri di targa si risaliva alle residenze dei proprietari. Sì, in alcuni casi con alcune agenzie automobilistiche compiacenti, autovetture individuate occasionalmente in percorsi vari venivano poi localizzate con l'indirizzo che veniva dato dall'intestatario fatto alle agenzie automobilistiche e quindi si andava direttamente all'indirizzo per prelevarle. Auto di media cilindrata, quelle più richieste, la Panda in primis, il mercato quello della rivendita delle auto e ma il più delle volte pezzi di ricambio. Sì, entrambe le cose, cioè le macchine potevano essere, come si dice in gergo, tagliate e rivendute come auto usate oppure essere utilizzate per i pezzi di ricambio. Le auto più diffuse erano quelle di media cilindrata che ovviamente sono più spendibili poi sul mercato illecito, moltissime Panda, Giulietta, un nuovo tipo ovviamente, Musa, Y, queste macchine qui. Ecco, l'offerta c'è, quando c'è una domanda, c'è una richiesta, qual è l'appello che lanciate ai cittadini, a chi magari nel passato si è trovato ad acquistare auto a prezzi favorevolissimi? Sì, l'appello è questo, oltre al solito appello a darci notizie che noi con tutto l'impegno poi sviluppiamo, l'appello è anche quello di non mettere la testa sotto la sabbia, cioè se io vado a comprare da un carrozziere, vado a fare una riparazione da un carrozziere per uno sportello che costa 1000 euro a 150 euro, qualche dubbio me devo porre e se non voglio alimentare il mercato dell'illecito di cui io stesso potrò essere vittima tra un paio di giorni, è meglio che questa cosa non la faccio. C'è anche la caratteristica particolare che due dei soggetti dovevano andare ad arrestare a Scafati, si sono fatti trovare qui a Salerno proprio mentre rubavano una macchina, quindi l'abbiamo preso in flagranza, uno di loro ha reagito anche violentemente nei nostri confronti, quindi è stato arrestato per rapina. C'è stata la particolarità della corsa che ha detto da parte dell'arrestato, un modo diverso un po' per cercare di vedere quali macchine portare via. Sì, i meccanismi di localizzazione degli obiettivi dei furti erano vari, uno dei più divertenti, diciamo, è stato questo, uno degli indagati appunto si metteva la tuta e cominciava a fare jogging sul lungomare o in altri posti della città per poter